Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Stamattina ho rotto un altro rasoio. Nella nostra presunta utopia globale, invece di importare i migliori prodotti del mondo, ci siamo accaparrati le peggiori schifezze della manodopera straniera. Ogni oggetto fabbricato negli ultimi 50 anni è progettato per rompersi, così da farci comprare ancora, ancora, ancora. Facevamo l'impossibile per avere l'auto nuova o l'ultimo modello di smartphone, solo per alimentare la bestia del consumismo. Volete qualcosa che duri? Non serve cercare oltreoceano. Quello che serve sono veri operai americani. Il nostro lavoro resiste da sempre alla prova del tempo. Le stesse mani che hanno costruito questo paese possono superare anche le sfide del nuovo mondo. Le pagine della nostra storia si piegano, ma non si spezzano. E lo stesso sarà per voi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. A me sembra che si spezzino, Cobb, ma convinto tu! E non ci vedo nulla di male nel maledetto consumismo! Avrei giusto bisogno di una moto nuova! Sulla strada, al diavolo! Da, merda, proprio ora! Un'ascesa! Sei... Niente male, eh? Avanti sparami, pezzo di bastardo! Vediamo... Dovrebbe reggere. Thank you.
uno di quei biker boys, apri. Dove sono Tucker e Alkai? Nella zona degli scavi. E quale, porca troia? Quella a nord. Là dietro. Se qualcuno tocca la moto, o quello che c'è sopra, ti spezzo le dita. Come vuoi, amico. Cristo. Posso aiutarti? Te l'ho detto. A perdita d'occhio. È tutta un'unica distesa di lava. 25 piedi di roccia compatta. Servono martelli pneumatici. Non sono un idiota, accidenti. Ho capito. No, certo. Ma questa gente ha fame. Anche fossero in forze, impiegherebbero mesi per finire con vanghe piccole. Non me ne frega un cazzo! Abbiamo tutti fame, Anna. Ma questo lavoro va portato a termine a costo di impiegarci un anno. Tanto nessuno ha altri impegni, mi pare. Aspetta, non ho finito. Allora muoviti, ok, Al? Ho parecchio da fare. I ripugnanti. Stamattina uno dei miei ha avvistato un gruppo che superava il passo. E nessuno li ha fermati. Ma come cazzo? Tucker, sai che siamo a corto di uomini. E sono diretti a nord? Al, stanno venendo verso di noi, sì o no? Io non lo so. Ma forse lui sì. Che diavolo hai, signore? Che cosa vuoi, eh? Diavolo, Alkai, non è compito suo. Dovresti essere tu a saperlo, cazzo. Non posso essere in due posti insieme. Vuoi che resti qui a gestire gli scavi o che vada in giro per l'incubo a caccia di ripugnanti? Controlla quante munizioni abbiamo nei magazzini. Farò sorvegliare gli scavi a Wheeler. Che hai da guardare? No, sto aspettando che diventi intelligente. No! Hai trovato Leon? Per fortuna c'è ancora qualcuno che sa il fatto suo. Vieni con me. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai portato qualcuno? La gente rimasta viva nell'incubo non corrisponde ai tuoi requisiti. La febbre ne ha uccisi altri due. Non è mio problema. Se vuoi il nostro cibo, ti assicuro che lo è. Te l'ho detto, usciremo a caccia per te, ma non ci uniremo mai al tuo campo. Abbi pazienza, la mia memoria perde colpi. Per quale motivo? Perché sarebbe una perdita di tempo, Tuck. Ho sempre apprezzato il tuo ottimismo. Dov'è Boozer? Ha detto che sarebbe andato al campo di Copland, voleva scambiare del pesce. Non sarete in combutta con Cope? Il suo campo è più vicino? Non è una questione di distanza. Ascolta, non sono sua moglie. Boozer va dove gli pare. Gesù, lo tenete acceso giorno e notte. I cadaveri dei furiosi si accumulano grazie all'onesto lavoro di uomini come te. Cavolo, se lo teniamo acceso. Usate più benzina, accelera la combustione e riduce il fumo. Come se ne avessimo da buttare. Quando sarà finita, come farai andare la moto? A calci e sputi? Che cosa diavolo succede qui? I conti non tornano, in magazzino mancano cibo e munizioni. Gesù, chi era di guardia ieri notte? Wheeler. Da stanotte raddoppia i turni. Questa storia inizia a stancarmi. Ricevuto. Problemi di famiglia? Te l'ho detto, un accampamento è come una prigione. Una comunità di fannulloni, bugiardi, ladri, violentatori e assassini. E sai perché? Non ne ho idea. Perché siamo così, pazzi furiosi. Sono sopravvissuti solo quelli abbastanza cattivi e incazzati da essere peggiori dei furiosi stessi.
Gli altri sono finiti qui nella speranza che io fornisca cibo, protezione e un letto caldo su cui guardare il mondo che muore. Ehi tu, torna al lavoro. Non costringermi a chiamare Cyrus. Maledetti bastardi. Nel tempo libero possono ciondolare finché vogliono, ma di giorno sono miei. Gestire questo campo è come dirigere una prigione. Mi avevi detto qualcosa a riguardo? Sbaglio, eri una specie di direttrice carceraria. Niente di così prestigioso. Ero la rappresentante della sezione femminile. Ma tu hai l'aria di uno che potrebbe essere stato al fresco ai tempi. Sei mai stato ospite? Mi sono cacciato nei guai, ma senza mai finire a Klamath. Ho un lavoro per te. Ieri Larsen è uscito in missione e passando per Marion Forks ha visto qualcuno. Una giovane donna, pare, ma l'ha solo intravista. Si è fermata a cercarla, ma non l'ha trovata. Torna al lavoro. È sicuro? Ehi, torna Larsen ha la tua stessa esperienza. Sa distinguere una persona da un mostro. Torna al lavoro. Ma tu non sei un talento speciale. Vai laggiù e trovala prima dei furiosi. Vedrò quello che posso fare. Ma, Tac, voglio il resto dei miei crediti per Leon. Portami altri corpi caldi e ti darò tutti i crediti che vuoi. Cavolo. Devo andare a cercare Wheeler. Qualcuno vuole farsi una notte nella stambella. Al-Kai. Che vuoi, randagio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti, giù ad Iron Butte. L'hanno torturato, come fanno sempre. Ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti, uomini, se li avesse mai visti o sentiti. Girano parecchie moto qui, ma che cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me, hai una taglia sulla testa. Che si prova a stare dall'altra parte? Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate. Come vuoi, Dick. D'accordo, capisco. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. A nord ci servono scorte, quindi Tucker. Ehi, Tuck. Hai recuperato le medicine? Sì, sì, Copland sperava le vendessi a lui, ma so riconoscere gli amici. Così si ragiona. Vada al CAI, ho sentito che Larsen ha recuperato un carico di fucili. Magari trovi qualcosa di utile. Un'occhiata in giro.